Alleluia! Gloria a Dio! Quando un peccatore si converte, quando un peccatore si ravvede e chiede perdono a Dio tramite Gesù Cristo, quando una persona si converte, trova la pace nel Signore, la pace che il mondo non ti può dare, la pace che l'alcol non ti può dare, la pace che il denaro non ti può dare, la pace che la droga non ti può dare, è il dono di Gesù Cristo mediante la fede. Oh, alleluia! Perché Gesù disse: io vi lascio la mia pace, io vi do la mia pace, io ve la do, non come il mondo la dà. Gesù Cristo vuole darti la pace. Avvicinati al Signore, chiedi perdono a Gesù dei tuoi peccati, chiedi perdono a Dio dei tuoi peccati. Alleluia! Padre, e il alleluia. Signore Gesù Cristo ti illuminerà con la sua luce, con la sua grazia, con il suo Vangelo. Il Signore illuminerà il tuo cuore, ti libererà dal peccato, cancellerà le tue colpe, alleluia, ti libererà, alleluia, dai demoni, perché sono gli spiriti maligni che tormentano gli uomini. Ci sono uomini che non hanno pace, ci sono uomini e donne che sono tormentati nella loro mente, sono oppressi dagli spiriti maligni, perché vivono lontano da Gesù. E allora queste persone che non alleluia! Conoscono Dio, gloria vanno a cercare soluzione dai maghi, dai cartomanti, vanno dietro le filosofie, la psicologia, e non sanno che l'unica speranza si chiama Gesù Cristo. Alleluia! Che è la via, la verità e la vita. Cercate il Signore, popolo di Catanzaro! Ravvedetevi, perché il regno di Dio è vicino. Dice la Bibbia che il Signore Gesù Cristo ritornerà dal cielo a giudicare i vivi e i morti. Egli ritornerà dal cielo con potenza e gloria. Ecco perché io grido la sua parola come una voce che grida nel deserto. Giovanni Battista predicava nel deserto, quanto più noi dobbiamo predicare nei lungomari, nelle piazze, nelle strade, nei mercati, dove ci sono tante anime perse, tanti uomini e donne trascinati dal peccato, dal diavolo, e stanno andando alla perdizione. Ma gloria a Dio, alleluia, che la Bibbia dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed eterno. Avvicinatevi al Signore Gesù Cristo, che è vivente, non è una statua, non è un'immagine, non è una scultura di legno. Gesù è vivente, è il Re dei Re, è il Signore dei Signori, alleluia. E Lui sta per ritornare. Alleluia, convertitevi al Signore Gesù, chiedete perdono a Lui solo dei vostri peccati, non a un prete. I preti non possono perdonare nessuno, i preti non hanno nessun potere di perdonare, ma è Gesù Cristo vivente, colui che perdona i peccati del mondo. Credete in Gesù che vi vuole illuminare, vi vuole salvare, perché Lui morì alla croce, alleluia, l'agnello di Dio. Questa è l'unica e assoluta verità che può salvare la tua anima, alleluia. Cristo risorto dai morti, amen, che non è una statua, non è un'immagine, non devi andare dietro alle processioni, agli idoli. Gesù è vivo, amen. Credete nel Messia, credete nel Re dei Re, avvicinatevi al Signore,
che vi vuole illuminare, vuole perdonarvi, vuole togliere i pesi, le angosce dell'anima. Gesù vuole guarire le ferite del tuo cuore. Gesù vuole illuminarti con la luce dello Spirito Santo. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Avvicinati a Gesù, avvicinati alla Bibbia, avvicinati al Vangelo con un cuore umile, come un piccolo fanciullo, perché di loro è il regno dei cieli. Gesù disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, alleluia, voi non entrerete affatto, gloria a Dio, nel regno di Dio. Amen. Gloria a Dio. Perché Calabria, cercate il Signore mentre lo si può trovare. Cercate l'Eterno. Cercate la conoscenza del vero Dio tramite la fede in Gesù Cristo, poiché vi è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'unico mediatore. Amen. Gloria a Dio. L'unico intercessore. Il Signore ti benedica. Amen. Pace del Signore. Gloria a Dio. Amen. Dobbiamo prepararci. Nel nome di Gesù. Amen. Dobbiamo predicare Cristo. Amen. Potenza di Dio. Pace. Pace, pace. Perché la Bibbia dice: c'è un solo Dio e un solo mediatore, un solo intercessore, un solo intermediario, che è Cristo, il Figlio di Dio. Invano ti affatichi pregando un santo, invano ti affatichi pregando una Madonna, invano ti affatichi pregando Buddha o Maometto, invano! Gloria a Dio! Seguendo gli idoli, le processioni, i riti, le tradizioni della Chiesa romana, perché Cristo è l'unico mediatore, Cristo è l'unico salvatore. Il nome, amen, al di sopra di ogni nome, davanti al quale ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Per la gloria di Dio il Padre, perché in nessun altro Dio, alleluia, dice il libro degli Atti, capitolo 4, verso 12, in nessun altro è la salvezza. Gloria. Devi piegare le ginocchia, che solo davanti a Gesù devi confessare i tuoi peccati, perché solo Lui ha il potere in cielo e sulla terra. Alleluia, dice la Bibbia. Il Padre ha dato tutto il potere a suo Figlio, il potere di perdonare, il potere di salvare, il potere di liberare dai demoni, dai vizi, dalla droga, dall'omosessualità, dalla confusione, dall'inganno. Solo Gesù ha il potere, gloria a Dio. Alleluia. Perché Lui è vivente. Gesù non è una statua. Gesù non è rimasto sulla croce. Gesù non è rimasto nella tomba. Gesù è la potenza. Alleluia. Gesù è la gloria. Alleluia. Signore ti benedica.